Lo chef Giorgio Locatelli ha deciso di rivelare ciò che fa il re Charles di Inghilterra quando va al suo ristorante. È nuovo giudice MasterChef, in cui è stato creato il trio perfetto con suo arrivo. Dal momento che Giorgio Locatelli è arrivato insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, hanno partorito da un'amalgama che non ha nulla da invidiare ai migliori piatti degli stessi chef. Insieme si divertono e intrattengono il pubblico che ha seguito il talento culinario per anni. Tutti portano qualcosa del suo essere e della sua esperienza. Ma i ruoli sono ben definiti. Ma aspettarti il ruolo del cattivo, che non compete, è nelle sue corde. Come ha specificato un'intervista con coloro che, durante l'apprendistato, ero in luoghi cui mi hanno dato una tazza di latte e cereali. L'umiliazione degli altri non è la mia filosofia. Ma nella stessa intervista ha anche scoppiato un segreto. Giorgio Locatelli ha rivelato ciò che fa il re Charles di Inghilterra quando va al suo posto per mangiare. Scopri, Giorgio Locatelli, cosa fa il re Carlo quando va al suo posto, un indole mite e rispettoso che è l'eredità diretta del padre, di cui Giorgio Locatelli ha ricordato: mio padre era la persona fatta da calma. Un uomo che, piuttosto di infastidire qualcuno, è stato fatto da parte. In questa vita in cui tutti deludono tutto in faccia del resto del mondo, il rispetto e la gentilezza contano. Quel rispetto e quella gentilezza che, soprattutto in programmi come MasterChef, non sono più abituati a vedere. Tra le urla, i piatti volano e aspiranti chef umiliati da coloro dovrebbero insegnargli qualcosa. Trovare un buon chef usa invece la calma mentre usa i mestoli e le padelle è una novità. Rimaniamo piacevolmente sorpresa. E portare a questa sorpresa Giorgio, tornata in Italia dopo più di 30 anni fuori. In effetti, vive a Londra con la sua famiglia. E qui gestisce i suoi club. Non è quindi raro ritrovarsi di fronte al reale. E così scopriamo cosa fa il re quando va a mangiare fuori. I segreti non sono mai stati rivelati. Giorgio Locatelli ha visto passare diversi nomi ben noti nei suoi locali. E di qualcuno dice a un aneddoto come aver reso il suo ufficio disponibile allo splendido modello Kate Moss per poter fumare dopo il divieto in luoghi chiusi e sul Royal Famiglia. Anche loro vanno a locanda. Locatelli a Londra rivela: il re apprezza tartufo bianco e il tortellini nel brodo, che mangia in una versione classica, anche se è vegetariano. Tutto paga conto, invia i biglietti del ringraziamento.